È un programma speciale, ricco di novità e iniziative, quello che l'agriturismo Fassi di Guardavalle ha stilato per l'edizione di quest'anno, la decima, del rinomato Palio del Ciuccio. Una manifestazione che non è solo divertimento per gli spettatori e competizione tra gli antichi rioni della cittadina ionica, ma anche conoscenza e valorizzazione dell'asino, che è il protagonista assoluto della 4 giorni iniziata ieri e che terminerà domenica. Sì, devo dire che è cominciata con un buon auspicio, abbiamo una bella presenza sia di pubblico che di partecipanti. Speriamo che questo sia di buon augurio anche per il Palio. Siamo arrivati alla 10ª edizione e sarà tutto incentrato su spettacoli, rievocazioni storiche. Abbiamo molti gruppi cominciando che vengono da fuori, tipo Acqua Alta, gli Sbederatori, gli Acchi Bugeri. Saranno 3 giorni di spettacolazioni in tutti i sensi per le nostre rievocazioni storiche. Concluderemo domenica 7 con grosse novità quest'anno, perché abbiamo voluto proprio raggiungere la giornata finale con eventi particolari, che però venite a vederli, perché l'unica soluzione è quella. Venite a vedere per vedere questo spettacolo che abbiamo impostato per chiudere l'estate della nostra zona, per la nostra Riviera dei Bronzi. L'associazione Palio del Ciuccio e il consorzio turistico Riviera dei Bronzi dei Fratelli Guido, con la collaborazione del comune di Guardavalle e della locale Proloco, anche questa volta si sono impegnati in una manifestazione capace di richiamare ogni anno all'agriturismo Fassi e quindi a Guardavalle numerosi turisti e visitatori curiosi di assistere a questo suggestivo evento che risveglia negli abitanti dei vari rioni uno straordinario e divertente senso di appartenenza. Un'autentica rievocazione delle tradizioni e delle peculiarità della gastronomia calabrese. Durante lo svolgimento del Palio del Ciuccio saranno allestite bancarelle con scene di vita d'epoca, mercati popolari e giochi, rispettando fedelmente le regole e le cadenze di un tempo lontano. L'evento ha preso il via ieri con il raduno dei gruppi partecipanti al Festival Fassi di musica etnico-popolare contemporanea. Gli Antigua si classificano terzi. Secondo, Arachno Sound. Perfetto, siamo arrivati proprio nella vetta. Il primo classificato che va a vincere la prima edizione del Fassi Festival, che fa da apertura, da portale alla 10ª edizione del Palio del Ciuccio, è... Maestro, le dico una cosa. Faccia un po' di pausa che fa scena. È il vincitore Giovanni Caruso. Giovanni Caruso, sì, che bello, guardate la genuinità, che bello, sono felice perché ha detto no, che carino. Non me l'aspettavo, sinceramente. E viva la sincerità, fate un applauso, facciamo un applauso. Perché... Proseguirà oggi con uno spettacolo di burattini medievali fissato per le ore 16. Un'ora più tardi si svolgerà un magnifico corteo con sbandieratori, trampolisti, fakiri, sputafuoco, danzatrici orientali e musicisti. Sempre atteso per oggi e poi l'apertura del mercato del Palio con prodotti tipici artigianato. Per domani, sabato 6, in calendario gli organizzatori hanno inserito, oltre al tradizionale mercato e agli stand gastronomici, lo spettacolo Lo Spirito del Fuoco alle ore 21. E alle 22, Magaria, concerto del maestro Antonio Grosso e le Muse del Mediterraneo. Gran chiusura domenica, si inizia alle ore 11 con il Teatro Medievale di Burattini e si prosegue nel pomeriggio alle 17, ora in cui avranno avvio il corteo storico, la presentazione delle squadre dei rioni, la benedizione dei ciucci e poi, dopo un intermezzo di giochi e intrattenimenti vari, la fase clou, ovvero la corsa del palio con i ciucci montati a pelo. Gli spettatori continueranno per tutta la serata con teatro, magie e l'imperdibile concerto del gruppo Lisa Rusa. L'intera manifestazione si concluderà con girandole fuochi artificiosi, insieme al famoso ballo del ciuccio di fuoco. Tutti gli eventi sono di ingresso libero e per l'occasione Telemia, domenica dalle 17 circa, riprenderà in diretta televisiva e streaming lo spettacolare appuntamento della giornata conclusiva.